coach Matteo Battocchio, prima sconfitta stagionale per Cuneo, una battaglia lunghissima in cui alla fine non avremmo rubato niente, anche uscirne vittoriosi. Come l'hai vissuta tu da bordo campo? Ma intanto è un grandissimo punto, perché scontro diretto in trasferta, l'obiettivo era fare punti e un punto l'abbiamo portato a casa. Chiaro che c'è molto rammarico, perché i punti potevano essere 3 più che 2, perché il tie break, anche se siamo arrivati prima a 14, non abbiamo avuto delle grandi situazioni per chiudere. C'è stata solo un'occasione su un attacco fuori loro su cui noi abbiamo fatto invasione, però potevamo andare a più 2, intorno al 10-12 così. Però le occasioni abbiamo avute nel quarto set, non le abbiamo sfruttate, abbiamo avuto in mano due attacchi per chiudere, uno tirato fuori, una murata. Se tu non le sfrutti, le occasioni le sfruttano gli altri. Siamo un po' mancati nei momenti decisivi, mancato forse un po' di cinismo. Ma più che nei momenti decisivi, nei momenti del centro del set. Il terzo set, soprattutto, poi è andata bene lo stesso, anche il quarto set. No, quarto set, a metà set, loro hanno chiamato un time out, noi stavamo giocando forte, a rientro in campo, due battute sbagliate, due murate. E lì serve essere un po' più cattivi, perché ripeto, questo è uno sport che non prevede pareggio, o vinci o muori, tra virgolette. Quindi o fai punto tu o vincono gli altri. Pochissimo tempo per pensare, adesso arriva tra qualche giorno già il turno infrasettimanale. Sì, l'importante adesso sarà recuperare sia energie fisiche, sia quelle nervose, sia sperare che questo viaggettino non ci porti in dote altre influenze e via. Lasciare andare questa partita come dobbiamo lasciare andare in gara la palla prima o se prima e tornare a fare il nostro gioco, quello che abbiamo fatto per lunghissimi tratti anche stasera. Grazie.